Misteri gioiosi, lunedì e sabato. Primo mistero, l'angelo porta l'annuncio a Maria. Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Dagli scritti di San Pio da Pietralcina. Quanto più le grazie e i favori di Gesù crescono nell'anima vostra, tanto maggiormente dovete umiliarvi, tenendo sempre voi l'umiltà della nostra celeste Madre, la quale, nell'istante che diviene madre di Dio, si dichiara serva ed ancella del medesimo Dio. Padre nostro. Secondo mistero. Maria visita sua cugina Elisabetta. Appena Elisabetta udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta, dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo, ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo, ed ad alta voce esclamò: Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga a me? Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Dagli scritti di San Pio da Pietralcina. Crescete sempre e mai vi stancate di avanzarvi nella regina di tutte le virtù, la carità cristiana. Considerate che non è mai troppo il crescere in questa bellissima virtù. Abbiatela assai cara, più ancora della pupilla degli occhi vostri, poiché è d'essa propriamente la più cara al nostro Divin Maestro, che, con una frase tutta divina, suole chiamarla precetto mio. Oh sì, teniamola in gran pregio questo precetto del Divin Maestro, e tutte le difficoltà saranno superate. Chiediamola insistentemente a Gesù questa virtù e adoperiamoci con sempre nuove forze per crescere in essa. Padre nostro. Terzo mistero, Gesù si fa piccolo, umile e nasce in una grotta. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, il
il Cristo Signore. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo disse: "Non temere, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia." E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: "Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama." Dagli scritti di San Pio da Pietralcina. Sta molto vicino alla culla di questo grazioso bambino, specialmente in questi santi giorni del suo natalizio. Se ami le ricchezze, qui vi troverai l'oro che i re magi vi lasciarono. Se ami il fumo degli onori, qui vi troverai quello dell'incenso. Se ami le delicatezze dei sensi, sentirai la mirra odorosa, la quale profuma tutta la santa grotta. Sii ricca d'amore per questo celeste bambino, rispettosa della dimestichezza che tu prenderai con lui mediante l'orazione, e tutta deliziosa nella gioia di sentire in te le sante ispirazioni e gli affetti di essere singolarissimamente sua. Padre nostro. Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era sopra di lui, gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portarono il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Il padre e la madre di Gesù si stupirono delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre: "Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima." C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Dagli scritti di San Pio da Pietralcina. La santità ha in sé
la virtù di trasformare, secondo il linguaggio dei sacri libri, l'uomo in Dio. Santità vuol dire essere superiori a noi stessi, vuol dire vittoria perfetta di tutte le nostre passioni, vuol dire disprezzare veramente e costantemente noi stessi e le cose del mondo, fino a preferire la povertà alle ricchezze, l'umiliazione alla gloria, il dolore al piacere. La santità è amare il prossimo come noi stessi e per amore di Dio. La santità su questo punto è amare perfino chi ci maledice, ci odia, ci perseguita, anzi perfino fargli del bene. La santità è vivere umili, disinteressati, prudenti, giusti, pazienti, caritatevoli, casti, mansueti, laboriosi, osservatori dei propri doveri, non per altro fine se non di piacere a Dio e per ricevere da Lui solo la meritata ricompensa. Padre nostro, quinto mistero, Gesù viene ritrovato fra i dottori del Tempio. Tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono in mezzo al tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Dagli scritti di San Pio da Pietralcina. Di 2 cose dobbiamo supplicare di continuo il dolcissimo Signore nostro, che accrescesse in noi l'amore e il timore, poiché quello ci farà volare nelle vie del Signore. Questo ci farà guardare dove mettiamo i piedi. Quello ci fa guardare le cose di questo mondo per quelle che sono. Questo ci fa riguardare ogni trascuratezza. Allorché poi amore e timore si daranno un bacio, non è più in poter nostro il concedere affetto alle cose di quaggiù. Non si conoscono più contese, non si conoscono più invidie. Unico desiderio sulla terra è di contentare l'oggetto amato. Si sente morire dal desiderio di essere da lui amato. Si sente di essere pronto a sacrificare la vita se si potesse sperare
con tal sacrificio di rendersi più grati ai suoi occhi. Cammineremo sempre cauti, ma con santa libertà. Padre nostro,